Mancherà per squalifica Capitan Memushai, la prima volta dall'inizio della stagione, ma a Pontedera domenica prossima sarà ancora 4-3-3, con una probabile ma sostanziale novità: Zappella mezzala nel triangolo di metà campo completato da Pompetti e Rizzo. In tal caso l'ex Cesena sarebbe preferito a Diambo. Il laterale è stato provato spesso negli ultimi 10-15 giorni in un ruolo di fatto inedito. In generale il Pescara non sa più vincere, solo due successi nelle ultime 10 partite, lasso di tempo nel quale i biancazzurri hanno conquistato appena 11 punti. L'analisi di Marco Pompetti. Sicuramente forse un pochino di spensieratezza che all'inizio si poteva notare di più, adesso ci manca, e forse secondo me nell'ultima partita si è rivisto un pochino di quella spensieratezza per buoni tratti della partita, perché secondo me abbiamo fatto una grande partita e abbiamo messo sotto il termo per 75 minuti, secondo me, magari non creando tantissime occasioni, però comunque eravamo lì. Io l'ho guardato in TV, però in fase di non possesso ho notato che Memushai si alzava per andare a schermare Arrigoni, tant'è che il regista del Teramo nel primo tempo ha toccato pochi palloni. Mi sono sbagliato? No, è giusto, hai detto la cosa giusta, perché abbiamo provato così durante tutta la settimana. Nella fase di non possesso abbiamo provato, il mister ci ha fatto mettere a me Rizzo, diciamo, davanti alla difesa con Memushai che andava a prendere il play avversario. E secondo me è stata una mossa riuscita, perché come hai detto anche tu, Arrigoni ha giocato pochissimi palloni. In questo momento una cosa che ci manca è che hanno le squadre che stanno lì in vetta, che sono la Reggiana e il Modena, diciamo, la voglia di tenersi stretto il risultato magari a partita in corso, la voglia di non prendere gol, e sicuramente un pizzico di cattiveria in più. Sicuramente questo, perché per quanto riguarda il lato tecnico e il lato fisico non abbiamo nulla, diciamo, da invidiare a nessuna squadra, tantomeno a quelle che sono prime e seconde. Tu hai un dono naturale che è il sinistro, per carità, che è un fattore, non diciamo sentenza, se no si arrabbia per Paolo Marchetti. Però quanto è importante la postura, la coordinazione quando calci? Ma sicuramente avere, diciamo, essere un buon punto di partenza è importante, però la cosa più importante secondo me è comunque allenarsi tanto e cercare sempre di migliorare. Anche perché Spalletti se ne è accorto, no? Ti chiamava nelle vigilie delle partite dell'Inter, no? Per farti battere i calci di punizione, qualcosa del genere? Sì, quando, diciamo, c'era Andanovic che doveva allenarsi, magari c'era il mister dei portieri della prima squadra che serviva qualcuno dei ragazzi della primavera che calciasse bene, il mister Spalletti mi chiamava con loro e io, diciamo, davo una mano. Una carriera davanti pazzesca, perché sei giovanissimo. L'anno della Sampdoria, poi Pisa, probabilmente hai sbagliato la scelta o no? Ma sicuramente non si è rivelata una scelta ottimale per il mio futuro, però io adesso penso al presente, quello che è passato, diciamo, non voglio pensarci, perché comunque non è stata una pagina positiva della mia carriera. Voglio soltanto pensare a Pescara e ho tutti i motivi per farlo,